Marco Marchese è l'editore che ha realizzato questo. Vi è piaciuto il primo libro? Ha detto la facciamo male. Assolutamente, adesso racconterò un po' la storia, la genesi di come è nato il libro. Buonasera a tutti e a tutti, io sono appunto Marco Marchese e sono fondato nel 2019 le Officine Editoriali Decreto. Non vengo proprio dietro l'angolo perché sono calabrese e mi sono fatto già un po' di chilometri oggi. Non si sente bene? No, se vuoi. Ma dopo utilizziamo il microfono. Con il microfono ne beneficia anche la registrazione. Allora, riavvolgo il nastro. Io sono Marco Marchese, ho fondato nel 2019 le Officine Editoriali di Acleto. Non vengo proprio da dietro l'angolo, sono calabrese, oggi ho fatto un po' di chilometri per venire qui, ma veramente con piacere, perché sono entusiasta di questo libro di Antonio Lalli, che è alla mia sinistra, e lo presentiamo per la prima volta questa sera in questo fantastico scenario. E ho soltanto da ringraziare Paola Malaia che ci ospita in questo ambiente fantastico dove si balla, dove si passano le serate fra musica, arte e anche divertimento e storia, direi. Sono particolarmente contento perché sono entrato in affinità con Antonio un po' di tempo fa, ma in modo del tutto casuale. Questo è il suo secondo libro, in realtà questa qui è una riedizione del suo primo libro, però naturalmente questa è un'edizione riveduta e allargata. Con Antonio noi ci siamo conosciuti casualmente su Facebook, perché è rimasto, come si dice, impigliato in quella che è la rete della casa editrice, che dialoga direttamente con i lettori, e molto banalmente gli aveva venduto un libro, e quindi poi lui si è fatto avanti, mi ha fatto vedere la sua opera, mi ha fatto conoscere l'intendimento di voler realizzare una nuova edizione di quest'opera. Io devo dire la verità, non ho impiegato più di 10 minuti per dire io questo lavoro qui lo voglio fare, ma per varie ragioni. La prima, perché quando ho letto, cioè, mi lega ad Antonio un'affinità, voglio dire, politica con i radicali, poi lo scoprirete qui nel libro, e poi dopo sono rimasto particolarmente affascinato dalla vita avventurosa di Antonio, che naturalmente nasce e vive a Roma e ha un suo percorso, poi dopo intraprende un percorso politico molto difficile, che io conosco, diciamo, bene, perché l'ambiente politico in sé già non è un ambiente molto competitivo, ci sono, diciamo, tante cose a cui prestare attenzione, però l'ambiente radicale è particolarmente impegnativo, anzi oserei dire, forse non temo di essere smentito, ma oserei dire che l'ambiente radicale, quando si fa politica radicale, è totalizzante, cioè si viene praticamente, la vita viene praticamente catturata e risucchiata, restano veramente pochi spazi per tutto quanto il resto. E poi mi ha affascinato questa nuova trasformazione di Antonio, che incontra, fra le altre passioni che troverete qui, come per esempio la passione per il calcio, poi dopo trova quest'altra passione invece per il ballo, che arriva poi dopo al tango, e da qui si apre praticamente il mondo, ma nel vero senso della parola, perché poi dopo Antonio ne ha girato, diciamo, larghe porzioni di mondo. E tutto questo è raccontato qui con una tecnica che ad Antonio è uscita in modo assolutamente naturale. Vedete, allora ci sono dei libri, quando si scrive ci sono proprio delle tecniche precise che vengono proprio insegnate, no? Che sono i libri che devono catturare molto l'attenzione, che sono quei libri che si devono bere, che si devono leggere tutto in un fiato, no? Sono quei libri che uno incomincia a leggere un capitolo, guarda l'orologio e dice, vabbè, sono le 10:30, una mezz'oretta fino alle 11, poi alle 11 uno dice, vabbè, ma però mi ha preso un altro capitolo, e capitolo dopo capitolo poi ci si ritrova alle 2:30 del mattino, magari a fine libro, oppure quando magari ne mancano due capitoli, la palpebra cade e quindi uno decide, dice, vabbè, gli ultimi due capitoli me li gusto domani. Questa tecnica di scrittura è la tecnica dei capitoli brevi, perché con il capitolo breve funziona così: siccome il capitolo breve
non si ha molto spazio a disposizione, quindi si deve scrivere in modo veloce, incalzante, no? Bisogna catturare subito l'attenzione. È una vera e propria tecnica di scrittura che però ad Antonio non gliel'ha insegnata nessuno, gli è uscita assolutamente spontanea e naturale. Però Antonio, facendo un addetto stampa in politica, devo fare comunicati stampa di 20 righe, non di più, se no cestinava, e da lì è venuta questa tecnica molto stringata. E stavo appunto dicendo questo qui, gli è venuto spontaneo dalle sue passate esperienze professionali, e perché proprio l'ha detto stampa a questo amaro destino. E tu mandi, voglio dire, dei comunicati stampa ai giornali, se non sono condensati in 20 righe praticamente vengono scattati, perché chi legge ne deve leggere talmente tanti, e poi lo spazio è sempre tiranno, che tutto deve essere assolutamente ermetico. Tutta questa roba qui è stata condensata in quest'opera che io ho pubblicato molto molto volentieri. Adesso però è arrivato il momento che, diciamo, per parte mia come editore, perché l'editore è semplicemente uno strumento per quanto riguarda i libri, ma vi voglio presentare, voglio cedere la parola ai nostri ospiti che ci accompagnano e che sono i prefattori del libro. Ne manca uno in realtà, se stasera non fosse stato impegnato a Milano avremmo avuto anche il piacere di avere Roberto Giacchetti, che ha scritto una delle tre prefazioni del libro. Io adesso voglio passare la parola a Paola Panaia, che è maestra di tango e ci ospita in questa fantastica location e che è partner di ballo di Antonio da oltre 10 anni. Ho sbagliato qualcosa? Questo ce lo siamo stati. Siete stati parte del ballo. Bene, allora io ti voglio cedere la parola e ti voglio porre anche una domanda. Appunto, se tu ci vuoi introdurre a questo, perché tu conosci molto bene Antonio, se tu ci vuoi parlare del tuo rapporto con Antonio. Sì, anche qua io devo essere super spiegata. Io Antonio ci conosciamo dal 94, immagino della sintesi di quasi 30 anni di conoscenza. Allora, intanto viva la Calabria, perché anch'io sono di origine calabrese, i miei genitori erano calabresi, quindi c'è questa affinità. Sì, dunque io conosco Antonio dal 94, come vedete nella bellissima prefazione che ho scritto, e come ci diceva Marco, quello che in Antonio mi ha colpito sempre dall'inizio è questa curiosità nei confronti del mondo, questa voglia, questa ricerca, ma una curiosità sincera, no? Per arricchirsi personalmente. Vi dico solo questo, che Antonio è tra i maestri romani del tango, tu lo saprai, te lo dicono. Quando c'è un maestro bravo, un seminario, e in questo noi siamo stati sempre molto accomunati, lui balla il tango da più di 30 anni ormai, va e prende le lezioni da chi ritiene che sia giusto. Cioè, questa per dirvi che questa freschezza lui la mantiene, ce l'aveva prima quando abbiamo cominciato, abbiamo imparato, e ce l'ha adesso questa curiosità. E la mia prefazione è un po' quello che dico, cioè Antonio ha una personalità sicuramente affascinante, io sono tutta l'altra parte del tango, no? Quindi l'altra parte, potrei raccontare tutta la parte che appunto Marco ovviamente ha tralasciato. Però trovo che Antonio ha avuto una grande fascino proprio per questo modo di prendere la vita, con passione, con libertà e con curiosità. E questo considerando che nessuno di noi si sceglie la famiglia in cui nasce, no? Però lui è stato molto, come dire, volitivo e determinato nello scardinare, cercare insomma di scardinare quelli che sono stati dei condizionamenti molto forti della sua famiglia. Come leggerete, nessuno si sceglie la famiglia in cui nasce, ma le condizioni soprattutto iniziali della sua infanzia, della sua adolescenza sono state molto dure, e nonostante questo è proprio il manifesto di una persona che ce la fa, nel senso che la sua curiosità e anche le sue intenzioni autentiche di migliorarsi, di conoscere, di creare delle situazioni, dei legami tra le persone, sono quelle che l'hanno fatto andare sempre avanti nella politica, immagino, nel tango tantissimo, perché in fondo quando io e Antonio faccio una brevissima digressione, e anche Luciano, perché noi siamo accomunati dal fatto che siamo
poi Matusalemme nel tango, vogliamo dire così, il pioniere, diciamo, nel tango. Però abbiamo un grande passato dietro, ci stavamo dicendo, eravamo dei ragazzini, sono passati 30 anni, non ce ne rendiamo nemmeno conto, però sono tanti, 30 anni. Quindi quando noi abbiamo cominciato, la realtà del tango che adesso è assodata, le migogne che ci sono tante cose, iniziava un discorso, noi non sapevamo dove sarebbe arrivata questa cosa in realtà. Siamo stati un po' in mezzo a una cosa che cominciava, ci siamo trovati in mezzo, abbiamo dato un grande contributo, ognuno come ha potuto, ma non sapevamo in realtà veramente dove sarebbe andata a finire. E siamo stati anche fortunati e coinvolti, perché questa cosa ha coinciso anche con il fatto che il tango in Argentina stava riprendendo negli anni 90, se vi ricordate. Quindi è coinciso un po' con una rinascita a livello mondiale del tango. E noi, in realtà, io ero una studentessa universitaria per quanto mi riguarda, stavo lavorando in economia, assolutamente poco convinta, non mi interessava quello che stavo facendo, e paradossalmente quindi il tango ha dato tante risposte anche poi alla svolta che la mia vita ha preso. E per Antonio, una cosa che io gli dicevo sempre, che a me non mi basterebbero 6 vite per fare quello che faceva lui, perché lui lavorava con Rutelli 12 ore al giorno, aveva tutto l'impegno appunto politico di cui ha già accennato Marco, contemporaneamente insegnava il tango, andava a ballare 3 milonghe serali, non so come faceva, gli dicevo, ma come fai, io faccio una cosa così così, lui ne faceva 10 vite. Mi facevo di chi no. Esatto, questa vitalità, questa passione, no, lo ha accompagnato sempre, e questo è il lavoro che mi faccio, insomma, che lo accompagni e continui ad accompagnare sempre così. Infatti stasera ci farà ballare fino a mezzanotte oltre, insomma, con le sue selezioni, figuriamoci. Allora io direi, lascio la parola a Luciano per continuare questa cosa. Grazie. Ecco appunto, la parola adesso la cedo a Luciano Donda, che è attore, coreografo, maestro di tango, pioniere, come abbiamo detto insieme ad Antonio, del tango qui a Roma, del tango romano, e quindi volentieri ti cedo la parola. Grazie. Allora. Comprate il libro. La sintesi di Antonio, la sintesi ancora di più. No, intanto sono felicissimo di essere qua, per l'amicizia che aveva sia con Antonio che con Paola da tantissimi anni. Noi no, ci siamo conosciuti, diamo di tempo a tempo. Quando Antonio mi ha chiesto di fare la prefazione, mi ha molto emozionato, mi ha veramente reso orgoglioso di essere vicino a lui, aver fatto o fare parte di un percorso riguardo al tango che veramente ci dà tanto, e vediamo questo bambino crescere e modificarsi costantemente. E ho letto il libro di Antonio ed è vero quello che dice l'editore sul libro, Marco, chiedo scusa. E a me mi ha dato l'idea di un acquarello, cioè lui riesce due frasi, e la punteggiatura è interessante anche dal mio punto di vista, che in tre frasi ti dà l'idea di tutto e poi in tre frasi ti dà il concetto di una cosa e poi è l'opposto, esattamente opposto, sempre con quell'aria scansonata, allegra del vivere, anche quando parla di cose molto serie e molto dolorose, perché esiste anche tanto dolore nella sua vita, giustamente, perché la curiosità nasce anche dal dolore, da un percorso doloroso. E io non sono stato il partner o la partner, quindi non ho avuto quel tipo di rapporto che ha Paola, per esempio, e tutte le sue parti. Però me lo ricordo e lo scrivo nella relazione, riferendomi anche a quello che ha detto Paola poc'anzi rispetto alla sua vitalità e alla sua forza in questa ricerca bellissima della vita, sulla vita. E arrivavo in queste minoghe, lui, non so, io me lo ricordo così, ragazzi, con questi volantini a quattro, i fogli a quattro, lui pubblicizzava qualsiasi cosa, arrivava sui volantini, ciao Antonio, vieni, poi parlavi con uno e te lo vedi che sfrecciava con una delato col caschetto, che lui era Antonio Caschetto, i caschetti memorabili di Antonio sono storia del patrimonio immateriale dell'umanità, cioè anzi io mi propongo questo.
Antonio, sa delle caratteristiche vive, fervidi, sue, proprio sue. E quindi lo vedi, veramente arrivava un volantino, chiacchierare con uno, ma tempo dei fatti, ma ti girare, e arrivava il caschetto, stavi appena a mano, osteggiava. Ecco sì, questa è la sorpresa. E questo l'ho collegato, mi è venuto facilmente, leggendo proprio queste storie. Ti tira dentro, è un viaggio che tu fai nella vita di Antonio, lui è molto bravo e fresco nel raccontarlo. Ed è vero, è accattivante, è proprio accattivante. Che dire? Ciao. No, vale la pena. È bellissimo, bellissimo. Grazie Antonio. Rispetto al volantinaggio, naturalmente è una pratica che io risale all'attività politica, che io ho trasferito automaticamente. Quelle poche volte che arrivavo in Milonga senza volantino, mi chiedevano se stavo con loro. No, diciamo, questa cosa mi deriva da una delle frasi per me fondamentali dell'aver vissuto in politica, che è il conoscere per deliberare, conoscere per scegliere. Quindi se uno non conosce, come va a scegliere? Per cui per me era fondamentale informare le persone delle cose che facevo, così affinché potessero decidere se partecipare o meno. Allora, io sono nato in una famiglia che era in miniatura uno stato dittatoriale. Mio padre era paranoico e violento. E quando i miei amici venivano a chiamare per andare a giocare al calcio, che è stata una delle mie passioni, mio padre con un sadismo incredibile, perché io ero in grado di giocare 10 ore di seguito senza problemi, mi diceva: vai 10 minuti e torni. A quel punto io manco uscivo di casa, insomma, e poi c'erano i muri di casa tutti scalcinati perché giocavo a pallone dentro casa. Perché poi a 15 anni andati via di casa, per cui, come giustamente ha scritto anche Paolo nella prefazione, per me è stata una costante ricerca della libertà. E per cui anche quando poi, da bambini eravamo appassionati, ai missionari in Africa, io anche a Garibaldi e a Buffalo Bill. Poi ho detto che Buffalo Bill e poi sterminava i bufali per cui lo accattano. Allora, questa cosa di occuparsi degli altri, che ci deriva dalla religione cattolica, dall'educazione che abbiamo avuto, e io mi è rinata con l'attività politica, diciamo, di sentirmi, il titolo del libro è quello, cittadino, di sentirsi parte di una comunità, per cui occuparsi dei problemi di tutti, andare oltre me stesso. Perché ricordi, per esempio, io la domenica andavo sempre con mio fratello a Porta Portese, abitavamo vicino, a comprare cose scontate, a vedere occasioni, eccetera. E vedevo delle persone con banchetti, dei giovani, con banchetti lì che per esempio raccoglievano le firme per sistemare un'area verde. Allora mi colpiva questa cosa, questa la domenica, il giorno dedicato al riposo, che invece si impegnavano su una cosa minima che fosse, ma per migliorare la vita del quartiere. Quindi, diciamo, questo è stato uno degli elementi che poi mi ha portato. Allora considerate che io ho vissuto il 68, per cui il terrorismo, se, diciamo, la violenza veramente era palpabile. E io, essendo scappato da una famiglia violenta, non mi ci ritrovavo, diciamo, in questi schieramenti che si contrapponevano con violenza. In più, poi c'era all'epoca la Democrazia Sana, che finita la grande opera di ricostruzione del dopoguerra, cominciava ad essere travolta dagli scandali, per cui c'era, rappresentava il Partito Comunista come avversario. Però io, avendo presente quello che era in Russia, il comunismo, mi chiedevo: ma è possibile che per avere giustizia bisogna rinunciare alla libertà? Perché questa cosa non mi convinceva. Infatti uno dei motti
dei fratelli Rosselli negli anni 30, il titolo era proprio Giustizia e Libertà, non uno senza l'altro. Per cui, diciamo, è stato naturale l'approdo nell'unico movimento non violento di quel periodo. Allora, considerate, avevamo 3.000 iscritti su 60 milioni di abitanti, per cui manca una sezione del PC, cioè ce n'aveva 15.000. Però con una capacità, una volontà, una tenacia. E quello, diciamo, il Partito Radicale per me, a prescindere dalle simpatie, antipatie che uno può avere particolare per il personaggio che va nella, è stata una scuola di cittadinanza, capire quanto conta un solo individuo. E noi ci creiamo che quante volte ci diciamo, ma io da solo che posso fare? Invece il Partito Radicale ha detto, una sola persona può fare, io da solo ho fatto delle iniziative sulla sicurezza stradale, usando quei metodi non violenti, digiuni, sciopero della fame, raccolta firme, manifestazioni. E allora, se in quel periodo, invece di dare le prime pagine a chi prendeva la pistola e la zoppava prima che passava, o pubblicare in prima pagina le Brigate Rosse, avessero pubblicizzato le iniziative che facevamo noi, invece noi, le nostre iniziative non violente erano relegate in 24esima pagina con due trafiletti. Per cui pensate com'è stata dura per noi in quel periodo. Però sono stato felice dal trascorso e ancora più felice poi di aver incontrato il tango e persone come Paola Palaia e Luciano Bruno. Grazie. Perché lui ha detto una riedizione. Allora, siccome io non lascio nessuno indietro, qui ci sono i 20 racconti del precedente libro, tanto di cappello, più 20 nuovi racconti che ho inserito cronologicamente. 40 racconti. Spero vi piacciono e fate, per chi lo acquisterà, fatemi sapere se vi è piaciuto. Grazie di cuore per essere intervenuti, grazie. Grazie ancora a Paola per l'ospitalità. È stato un piacere e adesso insomma per la milonga ci mancano il tacco di sistemare un pochino, insomma, delle persone che sono arrivate abbiate un attimo di tolleranza e non so che sono. Ah, vabbè, siamo. No, siamo prima cosa. Ci sono domande da parte di Stampa. Ma io faccio una domanda. Prego. Ma semplice, mi è venuto l'oro del cuore, perché tu parlate del Partito Radicale, i pannelli. Avvicina da me. Vabbè, si sente, no? Il Partito Radicale. No. Ho fatto parte del Partito Radicale, io lo conosco da parecchio tempo. E devo dire la domanda, hai qualche aneddoto di pannella che secondo me eravate pochi ma ce l'avete in campo veramente eccezionale. Se hai qualche aneddoto, perché mi ha sempre affascinato, anche per alcune cose sì, per altre no, ma quello che ha portato nell'Italia, lo svecchiamento, la legge sull'aborto, tante aperture, libertà, libertà, sì, libertà che declinate in tanti, in tanti ambiti e anche ultimamente con la Casa della Libertà, la libertà potrebbe essere invece il contrario, perché abbiamo adesso questa nuova legge che hanno approvato contro i rape e che è veramente controversa è il minimo, perché dai 3 ai 6 anni e addirittura per occultamento del cadavere 3 anni, 5 anni, e lì 6 anni, no, occultamento del cadavere sono 3 anni, e lì 6, da 3 ai 6 anni, è veramente allucinante. Quando ritorno, pannella, un aneddoto e vedete cosa fa, perché c'è un 5-6 da dirci. Grazie Antonio, l'ho letto il suo libro, veramente, come ha detto, delle pennellate, si sempre una visione insieme, anche in capitolo suo, si parlava della vita. Il suo, sono altrimenti, io l'ho letto, è veramente tutto d'un fiato. E la sua cifra, il suo modo di scrivere, molto originale, è proprio l'asis, ed è una cosa molto bella. Dai, la fiorinata.
onesta ma sincera. Grazie. Allora. Allora, il discorso è questo, sempre il discorso della libertà della democrazia. Io ho conosciuto Marco perché nel 1976 fece uno sciopero della fame e della sete per avere spazio in TV. Allora, il discorso qual è? Se i nuovi soggetti politici che nascono nella società non hanno la possibilità di comunicare le proprie idee, il sistema politico è cristallizzato, rimangono sempre gli stessi. Per cui era un discorso di datemi la possibilità di comunicare. Per cui anche le bizzarrie fatte da Marco erano un modo per sfondare il muro della informazione o disinformazione. Era quello il discorso. Per cui il conoscere per deliberare. Tu conosci, poi decidi no. Ma se neanche conosci, come fai a decidere? Ecco, quella è stata quella prima cosa e da lì poi è stato tutto. E tutto questo. Allora, se noi pensiamo il divorzio, allora il divorzio, chi aveva i soldi poteva andare alla Sacra Roma, a bordo, chi aveva i soldi andava all'estero. È stato sempre lui garantire la libertà per tutti, non solo per chi poteva permetterselo. Grazie. Grazie, no, non ce l'hai, grazie a tutti per aver partecipato a questa presentazione. Allora, chi vorrà portarsi a casa le emozioni di questo libro si può andare a rivolgere ad Antonio nel corso di tutta la serata. Grazie per essere stati qui, vi auguro una buona serata e alla prossima occasione. Grazie.